Il sistema di navigazione del veicolo utilizza il GPS satellitare, mappe aggiornate e informazioni sul traffico per aiutare il conducente a trovare il percorso alla destinazione desiderata. Utilizzando il display centrale è possibile pianificare un percorso, trovare un ristorante e molto altro ancora. Il menu di navigazione principale viene visualizzato come una barra sulla parte inferiore della schermata. Selezionare questa icona per nascondere la barra del menu. È possibile selezionare anche le altre icone per vedere particolari quali informazioni sul traffico, ricezione GPS e posizione veicolo, cancellare il tragitto attuale, impostare una nuova destinazione inserendo l'indirizzo, selezionando un punto di interesse o scegliendo un punto sulla mappa, visualizzare i punti di interesse lungo il tragitto, commutare l'orientamento della mappa tra 2D orientata a nord, 2D orientata verso l'alto e 3D. Regolare le impostazioni utilizzate dal sistema di navigazione. Ecco un esempio di come impostare una destinazione inserendo l'indirizzo. Selezionare questa icona sul menu di navigazione, quindi selezionare Trova indirizzo. Se necessario, è possibile cambiare il paese impostato di default selezionando Paese, digitando le prime lettere sulla tastiera, quindi selezionando il paese interessato dall'elenco visualizzato. A questo punto selezionare città o codice postale ed inserire il nome della città o il codice postale. Ripetere la procedura per il nome della via e il numero civico, se richiesto. Il sistema visualizzerà la destinazione inserita sullo schermo. Selezionare la destinazione per confermare l'indirizzo e iniziare la guida assistita premendo Naviga verso, quindi Vai, oppure selezionare questa icona per tornare alle schermate precedenti e aggiornare i criteri di ricerca. Le destinazioni usate di frequente, come ad esempio il proprio indirizzo di casa, possono essere salvate, modificate o cancellate nei preferiti. Vi aiuteremo nell'inserimento del vostro indirizzo di casa. Per fare ciò, premere il tasto Navigazione. Successivamente premere il tasto rettangolare con il segno più. Selezionare il tasto Preferiti. Evidenziare il tasto Casa. A questo punto, premere e tenere premuto l'interruttore di comando generale per 3 secondi. Si avvertirà una segnalazione acustica. Dopo la segnalazione acustica appariranno due tasti: Modifica casa e Elimina casa. Premere il tasto Modifica casa. Successivamente si potrà inserire il nome della via premendo pertanto il tasto Nome via ed inserirlo. Inserire il numero civico, quindi premere questo tasto che assomiglia a un elenco. Si passa così a questa schermata, premere il tasto Imposta come casa. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio che vi informa dell'avvenuto salvataggio dell'indirizzo di casa tra i preferiti e vi rimarrà fino alla pressione del tasto OK. Dopo aver premuto il tasto, la schermata ritorna alla pagina Modifica casa e Elimina casa. Questo è il modo per salvare il vostro indirizzo come base. Ci sono numerose impostazioni che permettono di personalizzare il sistema di navigazione, adattandolo così alle proprie esigenze. Questa è la sede della scheda SD del veicolo, utilizzata solamente per il sistema di navigazione. È possibile aggiornare i dati mappa 2 volte all'anno per 3 anni senza alcun costo. Inoltre si hanno a disposizione servizi collegati complementari, quali le informazioni sul traffico in tempo reale per 60 giorni tramite l'hotspot Wi-Fi del vostro telefono. Per aggiornare le mappe o estendere i servizi collegati, è necessario rimuovere la scheda SD e inserirla nel lettore schede SD del vostro computer. Fare riferimento al sito web Mazda locale o a un riparatore autorizzato Mazda per i dettagli sulla procedura di aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, inserire nuovamente la scheda SD sul veicolo.